Si aprono le gabbie. Partiti i cavalli della quarta corsa. Parte male Frequent Flyer, che comunque rimane a contatto. Parte bene Fog in the Desert, che però cerca una schiena per approfittare di qualcuno deciso a fare l'andatura. Non lo fa nessuno, e allora anche lo stesso Flam si adegua allo stesso Fog in the Desert davanti. In terza c'è Built for Speed, poi con la giubba rosa troviamo Bice, all'interno con la giubba blu e cap giallo c'è Frequent Flyer a precedere il cavallo con la giubba bianca, che è quella di Pendragon, e poi Folky e un uomo felice a chiudere il gruppo. Con l'andatura che non è certamente esagerata, Fog in the Desert si è ritrovato davanti e alla fine dovuto sottostare con il suo ruolo di co-favorito. In seconda posizione c'è Built for Speed a precedere anche Flam, ed ancora in quarta posizione la giubba rosa di Beach, in quinta quella blu di Frequent Flyer, che ha chiuso sì da favorita, poi ancora Folky, Pendragon, e a chiudere il gruppo un uomo felice. Cavalli che sono addirittura d'arrivo, e Flam che prova ad andare subito in pressione rispetto a Fog in the Desert, che supera le intersezioni delle piste ancora in vantaggio. In terza troviamo Built for Speed, che in questo momento è privato dello spazio. Bice che fa il lungo anticipo, poi dalle retrovie provano a venire avanti anche Frequent Flyer, che ha trovato un buon varco lungo lo steccato. A rimorchio ci sono anche Folky e un uomo felice con la bagarre che si accende. Allora Frequent Flyer che trova un buon varco e passa in leggero vantaggio nei confronti di Bice. Ci prova comunque anche Built for Speed, ci prova Flam, ci prova Fog in the Desert con Frequent Flyer che se ne sta andando per proprio conto. E Frequent Flyer che chiude la partita dall'alto del suo peso, ma anche delle categorie affrontate. In seconda posizione Flam, in terza Bice. Vittoria dunque per il numero 1 dello schieramento, Frequent Flyer, una figlia di Elzam, che aveva una quota di 3,57, per lei era la vittoria numero 3 in carriera in 6 corse disputate. Troppo buone le frequentazioni, ma oggi bastava così, nonostante le condizioni avverse, per la femmina di Agostino Affè. I colori sono quelli da Blue Castle, doppietta per Samuele Diana, per il trainer messinese, al secondo posto Flam, e poi per il terzo Bice. Quindi numericamente 1-3-5 è l'ordine d'arrivo provvisorio della quarta.